Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Porto i saluti della nostra Presidente Susi Davoli, che è influenzata. L'amore sarà il tema di oggi. E ad esplorarlo in una gamma complessa e frastagliata di sfumature saranno Massimo Fusillo, docente di critica letteraria e di letterature comparate e autore del libro Eroi dell'amore, storie di coppie, seduzioni e follie, edito dal Mulino, e Serena Guarracino, docente di letteratura, che tra i tanti ambiti di ricerca annovera anche gli studi di genere. L'appuntamento odierno viene presentato da Angela Albanese, che insegna attualmente letteratura italiana all'Università di Modena e Reggio Emilia e teoria della traduzione alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova e collabora da tempo per la nostra associazione. Bene, ringrazio allora per l'attenzione e per la vostra partecipazione. Rinnovo il prossimo appuntamento per martedì prossimo, 12 aprile, e passo la parola ad Angela. Grazie a voi. Buon pomeriggio, grazie della presentazione. Buon pomeriggio a tutti e tutte. Benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento del martedì. E dopo il martedì scorso con Maurizio Di Giovanni e Francesco De Cristofaro, un altro bellissimo appuntamento ci aspetta oggi, cioè la presentazione dell'ultimissimo, spero l'ultimo, perché Massimo pubblica, l'ultimo ma il più recente libro di Massimo Fusillo, Eroi dell'amore, storie di coppie, seduzioni e follie. Presento molto molto brevemente i nostri ospiti. Fischia? No? Massimo Fusillo insegna letterature comparate e teoria della letteratura all'Università dell'Aquila, dove è anche coordinatore del dottorato in letterature, arti e media, la transcodificazione. È presidente di Compalit, l'associazione di teoria e storia comparata della letteratura. È stato più volte visiting professor all'Università alla University of Chicago e alla Loyola University di Chicago. È difficile contenere in pochissimi minuti i vasti interessi di ricerca e gli ambiti di ricerca di Massimo Fusillo, che ruotano intorno alla ricezione contemporanea del mito antico, le intersezioni fra letterature, cinema, arti, teatro e teatro musicale, opera in particolare, di cui è profondo conoscitore. E fra i massimi esperti, tra l'altro, in quest'anno in cui celebriamo la nascita di Pierpaolo Pasolini, proprio di Pierpaolo Pasolini, a cui è dedicato molti saggi. Ricordo solo il volume La Grecia secondo Pasolini, mito e cinema, fresco di ristampa, e La voce Pasolini per l'enciclopedia Treccani dell'arte contemporanea. Tra le molte pubblicazioni mi limito a segnalare, insieme alla letteratura europea in 5 volumi per l'UTET, di cui ha curato parte, anche i volumi Il Dio Ibrido, Dioniso e le Baccanti nel Novecento, 2006, Feticci, letteratura, cinema, arti visive, tradotto anche in francese e in inglese, Estetica della letteratura del 2009, apparso anche, se non sbaglio, in traduzione spagnola e turca. L'altro è lo stesso, Teoria e storia del doppio, La Nuova Italia del 98 e poi Mucchi 2012 in ristampa. Oggi appunto presentiamo questo recentissimo Eroi dell'amore. Presento molto brevemente anche la nostra ospite, una cara amica come Massimo Fusillo, Serena Guarracino, che insegna letteratura inglese anche lei presso l'Università dell'Aquila. I suoi principali... Scusate, ma... I suoi principali interessi di ricerca sono il teatro inglese, in particolare il teatro musicale e quello femminista contemporaneo, insieme alla figura dell'intellettuale pubblico nella scrittura postcoloniale inglese. Recentemente si è dedicata alla ricezione di Caryl Churchill in Italia tramite la collaborazione con il progetto Non normale, non rassicurante a cura di Paola Bono, a cui ha dedicato la monografia La traduzione messa in scena, due rappresentazioni di Churchill in Italia, uscito nel 2017. Le precedenti pubblicazioni, ne ricordo alcune fra le diverse: La prima donna all'opera, scrittura e performance nel mondo anglofono, 2010, e Donne di passioni, personaggi della lirica tra differenza sessuale, classe e razza, 2011. Lascio a loro la parola, come sempre è un dialogo fra la professoressa Guarracino e il professor Fusillo, ma ovviamente aperto a tutti e tutte noi, quindi intervenite quando volete con domande, riflessioni, curiosità. Prego.
Grazie, grazie Angela, grazie dell'invito, dell'occasione, grazie a voi, insomma è veramente una bella occasione. Discutevamo prima con Massimo del destino un po' sfortunato dei libri che sono usciti nell'ultimo anno, che ovviamente hanno avuto poca occasione di essere presentati, quindi devo dire veramente bello, sono veramente anche abbastanza emozionata di essere qua a presentare questo libro, diciamo, a cui sono, devo dire, particolarmente legata, perché insomma, di aver capito un po' anche dalle nostre biografie, diciamo, ci sono una serie di interessi comuni che ritrovo. In realtà non voglio dire, però qualcosina la voglio dire prima poi di fare qualche domanda a Massimo. Però una cosa la devo dire, è un libro ingannevole, perché se si legge il titolo Eroe dell'amore, tra l'altro fa parte, e questo anche diciamo lo segnaliamo, di una collana Eroi a cura di Carlo Galli, dove ci sono eroi della guerra, eroi della libertà, della politica, eccetera. Poi si legge Eroi dell'amore e si pensa, no, a me la prima cosa che viene in mente è una narrazione abbastanza classica, no, come quella può essere delle chanson de geste, no, con, no, il cavaliere che, diciamo, supera una serie di peripezie per liberare la propria dama. Quando spiego questa cosa agli studenti, in genere faccio l'esempio del videogioco di Super Mario, no, che deve, diciamo, superare una serie di ostacoli per salvare la principessa. In realtà, diciamo, il cuore poi, no? Diciamo, l'inganno buono di questo libro sta poi quando si guarda il sottotitolo Storie di coppie, seduzioni e follie, e si capisce benissimo che questi eroi dell'amore non sono gli eroi dell'amore che ci aspettiamo, e in questo secondo me è veramente è una delle, no, degli spunti intriganti di questo testo. Tra l'altro, rispetto agli altri volumi della collana, e questo diciamo un po' Massimo lo spiega nella premessa, gli eroi dell'amore sono gli eroi del privato, no? Non sono gli eroi appunto della politica, della rivoluzione, e questo fa sì che siano in qualche maniera anche sempre, perlomeno diciamo la scelta tematica di questo volume è di scegliere degli eroi che sono antisociali, cioè degli eroi che sono contro. Una delle lezioni che mi porto da questo libro è che gli eroi dell'amore, e soprattutto le eroine dell'amore, che hanno un ruolo fortissimo, sono eroi ed eroine contro, perché sono coppie che si ribellano alla famiglia e alla società per stare insieme, sono libertini o libertine che si ribellano allo statuto della coppia per invece dedicarsi a una, diciamo, no, vasto e benigno amore, no, come quello di Don Giovanni, oppure, e queste diciamo sono le due principali direttrici del libro, no, le coppie e i libertini e le libertine. Però poi c'è questo terzo capitolo che a me fa venire tanto in mente Il soggetto imprevisto di Carla Lonzi, perché guarda ad una tematica amorosa in genere guardata veramente con sospetto, sia perché è legata ai generi più popolari e sia perché è un argomento profondamente perturbante, che è la follia autodistruttiva legata all'amore, soprattutto agli amori non corrisposti. E che tipo di eroismo ci può raccontare, per esempio, una Madama Butterfly che si innamora di un uomo scadentissimo dal punto di vista morale, però è talmente legata a questo amore che alla fine si suicida per lui, e questo suicidio ha qualcosa di eroico, nonostante l'oggetto d'amore non sia eroico, ma l'amore rende questa donna, questa fanciulla giovanissima, un'eroina. In questa forma di amore c'è una profonda ambivalenza, in questo modo di raccontare l'amore c'è secondo me una profonda ambivalenza, in questo raccontare questi amori contro, che da una parte sembrano i cosiddetti cautionary tales, no? Fate, diciamo, sì, godete di questa esperienza estetica, ma non fate così, anzi fate come dice frate Lorenzo in Romeo e Giulietta, amate moderatamente,
Mo, se avete un po' idea di come va a finire Romeo e Giulietta, sapete che amare moderatamente non fa proprio parte, e Romeo e Giulietta non a caso è uno dei testi centrali del primo capitolo, appunto quello delle coppie contro il mondo. Però da un'altra parte c'è anche una forte critica in tutti questi esempi alla società che non è in grado di accogliere queste forme d'amore. E qui ovviamente io avrei anche tantissime altre cose da dire, però forse faccio la prima delle domande che mi sono segnata, ossia appunto se esiste una politica dell'eroismo amoroso, pur diciamo nella dimensione privata che il sentimento d'amore naturalmente ha, se esiste anche una dimensione politica dei temi, delle narrazioni, no? Dei fili conduttori del tuo libro. Grazie Serena, e beh, una prima domanda difficile, quindi sì, credo che sicuramente esista una politica del sentimento amoroso. Ricordo che insomma, quando mi sono formato negli anni 70, c'era un po' questa idea che tutto è politica, la politica è dappertutto, il privato è politico, vi ricordate? Questo slogan degli anni 70 del femminismo, ma non solo del femminismo, insomma di tutto il movimento, i movimenti di pensiero e di politica che sono nati dopo il 68. Rispetto a questa idea panpolitica, io oggi sento invece un certo distacco, cioè l'idea che questa idea che tutto sia politica, che non ci sia invece spazio per qualcosa di asociale, antisociale, quindi forse non sottoscriverei più l'idea che tutto sia politica, però che ci sia sicuramente una politica anche del sentimento amoroso, sì, sono d'accordo, perché un po' hai già ricordato tu questo fatto, cioè l'aver scelto come primo capitolo quello forse anche un po' più ampio, quello che più risponde all'idea che cos'è l'eroe dell'amore, aver scelto appunto non singoli personaggi o personagge, ma le coppie che sfidano il mondo. Allora già in questo ovviamente c'è una politica, c'è l'idea che la politica non sappia rispondere alle esigenze della soggettività, che ci sia uno spazio non integrabile nella politica, spesso nei desideri soggettivi. E quindi queste storie, ecco, quando mi è stato commissionato il libro, appunto, i libri su commissione non sono mai facili, però sono anche delle sfide impossibili, e le sfide impossibili poi sono anche belle, cioè, credo che anche il lavoro che facciamo, un lavoro di ricerca, debba basarsi appunto su sfide impossibili. Quando mi è stato chiesto appunto dal Mulino, abbiamo questa collana sull'eroismo, vorremmo fare un libro sull'eroe dell'amore, lo vuoi fare tu? La prima idea è stata, la prima risposta è stata, ma siete pazzi, cioè, ma che cosa sono gli eroi dell'amore? Ma come vi è venuto in mente in una collana di eroi? E poi invece la prima risposta appunto sono venute queste coppie, sono partito da coppie poco note, che sono quelle appunto dei romanzi ellenistici, che era una sorta di soap opera dell'antichità, dove però c'è un'eroicizzazione della coppia che deve praticamente sostenere una serie di prove, passare per una serie di ostacoli impossibili per poter arrivare all'happy ending consolatorio. Quindi anche in queste storie, che possono sembrare appunto storie un po' troppo consolatorie e popolari, però c'è un elemento eroico, questa idea appunto dell'ostacolo, delle peripezie, delle prove a cui deve essere sottoposto l'amore. E poi invece Romeo e Giulietta come archetipo appunto di una coppia che sfida il mondo, soprattutto della famiglia, e qui poi questa opposizione gioventù-vecchiaia, il mondo degli adulti, il mondo sì, della società e della politica, quello contro cui loro contro cui loro si scagliano, insomma. Ed è interessante, a proposito appunto, se i testi dei romanzi greci da cui sono partito erano
a lieto fine, qui invece sappiamo che il lieto fine non c'è, però sappiamo anche, e questo l'ho scoperto invece di recente, anche parlando con te che sei anglista, sviluppi di questi temi su cui poi uno continua sempre a riflettere, anche se poi passa ad altre ricerche, come quelle sull'empatia che ho fatto, dire sì, in realtà questo è un libro già finito, ecco, si è passato, c'è già un nuovo libro, sì. già consegnato a buon piano, però appunto quando, così continuando a lavorare, ho scoperto che invece Romeo e Giulietta è stato messo in scena per lungo tempo, alternativamente un giorno con un finale tragico e un giorno con un finale comico, con un finale lieto, ecco. Quindi c'è un'ambiguità, insomma, sempre in queste coppie che sfidano il mondo, poi questa sfida può avere un esito tragico o un esito felice, ma in entrambi i casi però resta che lo spazio maggiore del testo è dedicato appunto a una sfida al mondo. Sì, no, ti interrompo su questa cosa perché riprendo, diciamo, uno dei filoni, perché molta parte, e forse questo ce lo teniamo anche per dopo, molte delle, appunto, delle narrazioni che racconti fanno parte anche di questo grossa modalità narrativa che è il melodramma, e molto spesso hanno finali tragici. In realtà molte delle coppie di cui parli, Romeo e Giulietta e poi Tristano e Isotta, ma anche Violetta e Alfredo nella Traviata, sono coppie che sublimano il loro sentimento nella morte, nella morte più o meno contemporanea, a volte, diciamo, con leggeri sfasamenti, però in qualche maniera c'è il grosso ideale romantico per cui l'unico amore, l'apoteosi dell'amore romantico può essere vissuta solo nella morte, non, diciamo, nella banalità quotidiana. Però ci sono alcuni casi, come appunto quelli di cui parlavi, più antichi, e qui sarebbe interessante forse anche aprire una quinta sulla ricezione di queste narrazioni antiche ai giorni nostri, ma anche cose più recenti, come ad esempio Maurice, no? Il romanzo di Ian Forster, scritto all'inizio del Novecento ma mai pubblicato per volontà dello stesso autore, perché raccontava una storia omosessuale, ma soprattutto, e questo, diciamo, si evince dai suoi diari, perché era una storia a lieto fine. Cioè, in qualche maniera c'è una sorta di trasgressione anche nel lieto fine, nella sopravvivenza, no? È come se ci fossero queste due direttrici, il finale comico e il finale tragico, appunto, come le due modalità di Romeo e Giulietta, però come se in realtà poi il finale non fosse così importante nel definire, no, l'incongruità, no, o l'antisocialità, di nuovo, di questi amori. Sì, perché non è detto che il lieto fine, appunto, debba essere sempre consolatorio e facile, insomma. È comunque il caso di Maurice era che indubbiamente allora scrivere una storia omosessuale con un lieto fine era estremamente trasgressivo, era una sfida, no? Perché le poche storie che c'erano per amori eroi della differenza, come l'ho chiamato io, sono sempre storie con finali tragici. Anche per esempio all'interno dei romanzi antichi, a parte il Satiricon di Petronio, che non a caso però è un testo che abbiamo avuto in frammenti, insomma, frammenti che ci sono arrivati per fortunatissimo caso, insomma. Però in genere le storie omoerotiche hanno spesso un finale tragico, un finale che spesso è legato anche a un'idea di fugacità di quel tipo di amore, e invece lui decide di scrivere questo lieto fine proprio come atto politico, però non ha il coraggio di pubblicarlo. E la cosa incredibile che mi ha sempre colpito, perché poi Forster era personaggio straordinario, però neanche negli ultimi anni della sua vita, quando le cose stavano cambiando, lui è morto nel 71, gli fu chiesto, ma da tutti gli amici, ma pubblicalo, ormai si può, non,
non devi avere paura, non è più contro la legge l'omosessualità in Inghilterra, non è più il tempo di Oscar Wilde, insomma. E lui non volle mai farlo, questo gesto, il gesto politico di scriverlo, ma non il gesto politico di pubblicarlo. E beh, la storia infatti spesso della letteratura a tema omosessuale è così, di testi lasciati nel cassetto, come in Italia Ernesto di Saba e tanti altri, insomma. E insomma, lieto fine o finale tragico? Il finale tragico indubbiamente ha per noi una connotazione eroica, perché il tragico è il sublime, e quindi siamo abituati appunto anche dal melodramma all'idea che... Però la divisione tragico-comico in realtà è una divisione che solo il classicismo ha voluto così netta. Poi invece tanta parte della letteratura si gioca nello spazio ibrido fra questi due poli. E infatti la cosa poi bella del romanzo come genere, che il romanzo ha voluto trovare un registro diverso al di fuori, al di là di queste due grandi polarità tragico-comico, e quindi il serio. Cioè, il romanzo realistico non è né tragico né comico, è serio e si occupa della quotidianità. Infatti nel libro avrei voluto mettere anche, per esempio, le serie TV di cui mi occupo di recente, insomma, fanno parte così dell'immaginario contemporaneo, e però le serie TV eroicizzano poco, invece si misurano sul quotidiano, su un quotidiano quindi in cui c'è poco spazio per le passioni estreme, per l'eroismo, c'è più spazio appunto per una medietà che è quella del serio. In effetti, appunto, se poi guardo a la contemporaneità, ma soprattutto la cultura popolare e la serialità, in effetti forse vedo soprattutto un esempio tra i tuoi, che è quello di Diabolik de Vacant, che appunto vede un'eroicità data anche dal fatto che siamo davanti a due eroi negativi, e in effetti poi c'è, se vogliamo, una sorta di sovrapposizione in alcuni punti tra questo lavoro e il tuo lavoro sull'empatia negativa, perché è vero che non tutti, ma alcune delle coppie o alcuni dei personaggi e delle personaggi su cui ti soffermi sono in realtà anche eroi negativi, devo dire soprattutto quelli del secondo capitolo, cioè i libertini e le libertine, che a partire proprio da, a me piace moltissimo questa polarità, perché mette insieme Don Giovanni e Carmen, quindi due grandi archetipi di seduzione, uno maschile e uno femminile, e però sono appunto anche eroi e eroini negativi, amorali o immorali, che in qualche maniera rappresentano forse anche degli ideali rivoluzionari, no? Di nuovo in questa sorta di intersezione tra il perseguire la libertà nel privato e però quindi necessariamente anche andare a scardinare le strutture della società nel suo complesso. E forse ti volevo un po' sollecitare su questo, no? Su quanto l'empatia negativa serve a costruire una sorta di parabola eroica dell'amore. Sì, vabbè, innanzitutto vorrei chiarire, insomma, che per empatia negativa io intendo appunto, in questo libro che poi ho scritto con il mio ex allievo Stefano Ercolino, per empatia negativa noi intendiamo un'esperienza estetica che nasce dalla adesione emotiva, dall'identificazione con personaggi che consideriamo negativi, ma che nello stesso tempo ci affascinano, insomma. Il fascino del male è un fenomeno romantico, come sappiamo, ma che comunque è sempre esistito prima che il romanticismo ne facesse proprio una sua poetica. Ed è molto presente nelle serie televisive, Gomorra, basta pensare, ma Breaking Bad, insomma, nella cultura contemporanea è molto presente. E come questa cosa ha a che fare col male? Beh, nel caso di Diabolik e Vacant, lì
abbiamo veramente il caso di una coppia che sfida il mondo, cioè una coppia che poi non è totalmente negativa, perché poi quando viene raccontata la storia di Diabolik, che come sapete poi mi ha sempre, io non sono mai stato un grande lettore di fumetti, devo dire, però per fare questo libro mi sono avventurato nel mondo di Diabolik, e mi ha affascinato questo fatto che poi è stato scritto appunto negli anni 60 da queste due signore, due sorelle della Milano Bene, no? Che come gli è venuto appunto da queste due signore di pensare a un personaggio come, sì, vabbè, avevano il modello di Fantomas, però in quegli anni ancora non, anni insomma ancora non pieni di piena liberazione sessuale, insomma, pensare a due figure come Diabolik e Eva Kant. E insomma, Diabolik e Eva Kant, quando a un certo punto si fa la storia della vita di Diabolik, si capisce che lui comunque, pur essendo appunto un eroe del male, però ha una sua etica, ha un passato che può far capire perlomeno perché... Però insomma, qui siamo nel caso di sempre di coppie che sfidano il mondo, però mi sembrava che vedere come eroi dell'amore solo le coppie che sfidano il mondo sarebbe un po' vedere l'amore solo come l'amore sentimentale. In realtà l'amore è fatto di tante cose, esiste anche un amore più fisico, sensuale, esiste l'amore appunto legato alla seduzione, e quindi allora il secondo capitolo è dedicato a figure di seduttori o di seduttrici come appunto Don Giovanni o come Carmen. Uno si può chiedere, cioè, beh, ma in fondo Don Giovanni è uno che non si innamora per programma, per scelta, per stile di vita. Beh, innanzitutto sì, non si innamora, però lui dice chiaramente che lui ama le donne in assoluto come categoria, come... Per lui l'amore per le donne è un amore per l'universo, ha un senso panico, cosmico, quindi pur nel suo collezionismo libertino c'è una sorta di amore cosmico, ma poi soprattutto questo stile di vita basato sulla seduzione e sulla compulsività sessuale alla fine viene eroicizzato nel suo non pentirsi mai, sino all'ultimo lui... scende agli inferi pur di non pentirsi, ecco. Il caso già di Carmen è diverso, perché lì invece poi non c'è più, come nel Settecento, questa separazione, la seduzione è una cosa puramente mentale, le relazioni pericolose, il libertinismo come razionalismo illuminista e l'eros invece come qualcosa diverso. Invece con Carmen siamo nell'Ottocento romantico e quindi seduzione e amore possono andare insieme. Lì il valore politico di Carmen, il valore trasgressivo di Carmen sta nel voler rivendicare una libertà di scelta femminile, una libertà anche di voler amare una nuova persona, di smettere di amare una persona e voler amare, scegliere un'altra persona. E indubbiamente anche quest'anno che ho fatto vedere Carmen ai miei studenti, nella nostra epoca poi questo finale con un femminicidio significa molto, questo femminicidio di qualcuno che dice anche mentre la uccide ma io l'amavo, oggi ci fa un po' venire i brividi, e Carmen significa molto proprio per questo eroismo della scelta di una libertà anche appunto di vivere nella propria vita più amore, insomma. Quindi la seduzione e l'amore in questo caso stanno insieme. Ecco, queste figure sono figure che in genere uno non penserebbe di trovare in un libro che si chiama Eroi dell'amore, ma che io ho voluto mettere, concludendo poi con Sleuth, che poi è un film in realtà sul rapporto fra due rivali in amore, che due figure che amano la stessa donna, fra le quali però si crea una strana seduzione mentale. E quindi anche lì ho cercato anche di, come dicevi tu all'inizio, sì, essere anche un po' imprevedibili, eroi che non ci aspettiamo, sì, non volevo qualche volta mettere forse
figure che uno si aspetta, tipo Traviata, ma anche figure che uno non si aspetta, tipo appunto Sliuto, tipo appunto Don Giovanni. Beh, devo dire, sì, di nuovo, secondo me questo è veramente il gancio di questo libro, no? Che è una continua sorpresa, no? Perché appunto si parte anche dalle narrazioni appunto forse più attese, ma con delle letture innovative, ma soprattutto quello che è interessante appunto è il quadro complessivo, dove si giocano proprio in contrappunto modalità molto diverse e appunto inattese di vivere, di pensare, no? a questa parola complicatissima che è l'amore. Sì, anche io trovo che la scena finale di Carmen, che è veramente forse una delle scene più strazianti dell'opera lirica, no? In cui lei lo guarda e gli dice io non ti amo più e gli tira dietro l'anello e si becca la coltellata, però. E, come dire, c'è uso diciamo questa immagine un po' per agganciarmi alla prossima domanda, perché molti di questi testi, e però devo dire soprattutto quelli del terzo capitolo, giocano anche un po' con lo spettacolo della sofferenza. Di nuovo, può sembrare un'ovvietà, abbiamo parlato già dei finali, però come hai detto tu, anche gli amori con finali positivi in realtà vedono prima il passaggio di una serie di prove e insomma l'amore interessante, almeno nella letteratura, nel cinema, nell'esperienza estetica, è l'amore che soffre, e l'apoteosi di questa idea mi sembra che arrivi proprio nel terzo capitolo, rispetto al quale io ti farei veramente una domanda banale, cioè ma come ti è venuto in mente di pensare all'eroismo amoroso nella follia autodistruttiva, anche perché è un tema complicatissimo e tu lo spieghi benissimo, per questo vorrei che ne parlassi, se guardiamo a una lettura femminista dell'idea dell'amore, per cui queste eroine così dedite, così perdute in un ideale d'amore che le autoannulla però in una sorta di apoteosi, no? Per cui diciamo alla fine quella morte è quella che loro cercano, è quella che le rende eroine, è un'idea molto complicata da digerire, e che però un po' come la morte di Carmen in realtà punta a dei gangli nervosi, a delle questioni nevralgiche nel nostro modo di avvicinarci al vivere il sentimento, mi verrebbe da dire, soprattutto in questo momento in cui c'è una sorta di dissoluzione, no? Come dici bene tu, nelle serie televisive si guarda al quotidiano e si eroicizza poco. Come è venuto fuori questo terzo capitolo? Ma è venuto fuori perché primo capitolo, coppie, quindi amore reciproco, corrisposto, più o meno fedele e che sfida il mondo, e quindi la versione più canonica e sentimentale, no, dell'idea di amoroso. Il secondo capitolo invece l'altra faccia della medaglia, cioè la sessualità libera, l'amore anche appunto come sessualità, come libertà sovversiva, no, dell'eros anche fisico, della polifonia del desiderio. Però poi a questo punto c'è l'amore non corrisposto, che è una grande linea della storia della rappresentazione, oltre a essere inevitabilmente, ahimè, una parte forte del vissuto amoroso di tutti e di tutte, insomma, prima o poi penso sia capitato a tutti, insomma, ma questo inevitabile, però oltre a essere questo è anche una fetta molto importante dell'immaginario sull'amore, delle storie che raccontano l'amore, insomma, a partire da Saffo che guarda l'allieva amata che parla con il ragazzo a cui è stata destinata in sposa e che quindi la abbandonerà, e sino a Proust, no, che rappresenta in maniera ossessiva per
per tanti dei suoi 7 romanzi della Recherche, questo amore di fuga per Albertine, che poi era Albertino, no? Come sappiamo bene, insomma, per questo essere di fuga che corrispondeva poco o nulla al suo amore. Quindi cioè, questa parte fondamentale andava presa in considerazione, ma quand'è che viene poi eroicizzato l'amore non corrisposto? Ecco, non nel caso di Saffo, che è poesia lirica che esprime un dolore, ma non viene mai eroicizzata, insomma, si resta in quella dimensione lirica introspettiva, non certo in Proust, che non è autore tragico-eroico, è autore appunto straordinario, uno dei scrittori più grandi che siano mai esistiti, però insomma, è autore più dell'ossessione mentale che della tragicità. E allora mi è sembrato che la linea della follia autodistruttiva sia quella in cui questo estremismo di un amore non corrisposto, che arriva appunto alla follia, al suicidio, alla malattia, all'autodissoluzione, sia una forma di eroismo dell'amore. Penso appunto, sì, anche lì sono partito dalla Grecia classica, dove il nesso fra eros e malattia, eros e follia, era topico, e poi appunto dalla figura di Fedra, che appunto si consuma per un amore illecito, insomma, per il figliastro, insomma, ma sino poi arrivare appunto al suicidio. Madama Butterfly, ne abbiamo già parlato, insomma, da un punto di vista femminista, come dicevi tu, indubbiamente, certo, ci sono gli stereotipi del femminile, gli stereotipi del patriarcato, insomma, dell'immagine che il patriarcato ha voluto della donna, insomma, gli stereotipi appunto di donna sottomessa e in qualche maniera così anche appunto disposta a tutto per amore, quindi anche poi al suicidio finale. Però questo suicidio è anche un'eroicizzazione che la rende poi superiore, di gran lunga superiore al suo partner maschile. Insomma, è un'eroicizzazione anche del femminile, che è uno spazio appunto comunque alternativo che l'immaginario dà. Insomma, cioè, l'immaginario, la letteratura, la musica, il teatro, da un lato ti confermano un po' le immagini culturali dominanti, inevitabilmente la cultura da cui di cui sono espressione, però nello stesso tempo anche un po' te lo sovvertono, te lo scuotono, ne fanno vedere i lati. Insomma, aver dato tanto spazio espressivo a una figura come Madama Butterfly significa molto. O anche io poi mi sono occupato, per esempio, di questa figura straordinaria, che è la protagonista di Una lettera da una sconosciuta, che se non l'avete letto ve lo consiglio, un breve, brevissimo romanzo, un racconto lungo, un breve romanzo di Stefan Zweig, che è diventato poi uno straordinario, meraviglioso film di Max Ophüls nel periodo appunto d'oro del cinema hollywoodiano, del cinema classico, con Jean Fontaine. Poi ho scoperto che ci sono tante altre versioni cinematografiche di questo bellissimo romanzo, anche una cinese, una messicana, insomma ci sono tipo 6 film tratti da questo bellissimo. Ecco, lì per esempio abbiamo l'amante abbandonata, questo topos che incomincia con Didone, che incomincia con Arianna nell'antichità, con la Didone di Virgilio, insomma. Topos in genere è quasi sempre al femminile. Ci sono ovviamente la letteratura anche piena di uomini abbandonati, però non è così un topos. Questo c'è molto da anche interrogarsi su questo. Sì, Don José è un uomo abbandonato, ma è molto diverso dagli altri uomini abbandonati. E soprattutto non si uccide. Invece le donne abbandonate sono proprio un topos, cominciare da Didone e si uccidono quasi tutte, insomma. Però ecco, nel caso della donna protagonista di Una lettera di una sconosciuta, abbiamo il topos, abbiamo questa differenza fra lui che è un Don Giovanni, che è uno volutamente giocoso. Però abbiamo una lei che innanzitutto non lo maledice, non lo attacca, non lo critica, dice: ma in fondo è bellissima questa tua giocosità, sono io che devo soffrire, ma insomma.
E poi abbiamo una lei che però a un certo punto, per far vivere bene il figlio che ha avuto da lui, a cui non ha mai detto che c'era un figlio, alla fine ha una serie di uomini che la mantengono, insomma. Ecco, abbiamo una storia già un po' diversa, perché siamo nel Novecento freudiano, quello è l'ambiente da cui viene questa storia, e quindi non c'è questa follia autodistruttiva monomaniaca, insomma, non potremmo mai immaginarsi una Didone che fa una cosa del genere. Invece lei sì, continua, cioè, ha altre storie, si fa mantenere pur di mantenere questo figlio, e poi vabbè, anche lei è destinata alla morte, vabbè, questo è non suicida, però. Ecco, e quindi, insomma, io credo che però quest'altra linea sia una linea interessantissima, e che ci dice molto su che cos'è la rappresentazione dell'eros nella nostra cultura, che cos'è la rappresentazione dell'eros dell'eros non corrisposto nella nostra cultura, che cos'è anche la rappresentazione della passionalità femminile, della visione, diciamo, della donna nella nostra cultura. Io non mi sono occupato di altre culture, perché sarebbe stato veramente, già l'amore è un termine così ampio, è stata una fatica anche solo sintetizzare qualcosa su questo tema. Però, per esempio, l'unica escursione velocissima che ho fatto, a un certo punto ho ricordato uno dei grandi romanzi della letteratura giapponese, che è la storia di Genji, dove invece la seduzione di Don Giovanni c'è, è una figura di Don Giovanni, ma non c'è tutto questo eroismo negativo, perché è una cultura dove il desiderio non è così visto come qualcosa di pericoloso e che va controllato, qualcosa appunto di negativo, ecco. Una cultura che accetta molto di più poi un eros appunto compulsivo, poliedrico, come quello di... Cioè, ha una figura di Don Giovanni, questo Genji, il romanzo è bellissimo, lo trovate tradotto in italiano per Einaudi, credo. Il romanzo di Genji è un romanzo su una figura vicina al nostro Don Giovanni, ma non eroico, non negativo, in fondo accettato nella sua giocosità, appunto. Sì, 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 no, sono assolutamente d'accordo sul fatto che infatti poi appunto è la mia domanda, che forse questo terzo capitolo è non a caso arriva alla fine, e forse è quello, mi verrebbe da dire in maniera banale, più interessante, sicuramente è quello che più lavora controcorrente, no? È quello che secondo me pone le domande più sconvolgenti, se vogliamo, e più scomode, proprio perché va a toccare, e secondo me tu hai molto ragione lì, la profonda ambivalenza di queste che appunto sono prima di tutto esperienze estetiche, per cui ci permettono di andare a scavare nel residuo, nel rimosso, no? Quello che noi pensiamo sia risolto dal punto di vista della prassi, no? delle relazioni, e però c'è questo imponderabile dell'emotività che, come dici tu, che come hai detto molto bene, è un'esperienza poi quotidiana, e quindi risponde moltissimo ad un profondo di chi poi, di chi legge, di chi guarda, no? Di chi sta dall'altra parte, e non a caso poi, e questa è anche la parte che più, diciamo, affonda le mani nel genere melodrammatico. Ricordo sempre Peter Brooks, grande critico teatrale, che in un testo sull'immaginazione melodrammatica scrive: il melodramma è quello specchio in cui, se le guardiamo, le nostre vite hanno senso. Cioè il melodramma permette di dare senso a quelle esperienze della vita che non sono funzionali, che appunto, no, come che poi è un po' il filone di tutti questi amori. Tutti questi amori non sono amori funzionali, non sono amori che poi vediamo
per lo più sfociare in una struttura familiare o in dei figli, e se ci sono dei figli che non vivono in una struttura che oggi si chiamerebbe eteronormativa, no? In cui c'hai, diciamo, il modello famiglia del Mulino Bianco. Qui, diciamo, è proprio come se si assistesse questa divaricazione profonda tra il modello sociale di famiglia come fondamento della società e invece l'esperienza emotiva dell'amore, che è qualcosa che in tutte queste esperienze sembra andare completamente da un'altra parte, in parte perché gli eroi stessi o le eroine stesse non desiderano questo, o lo desiderano come Carmen, poi ad un certo punto pure con qualcun altro, a volte perché ci si mette il destino, no? Nel Lettere da una sconosciuta ci si mette il tifo, oppure proprio la malattia, o la follia autodistruttiva, o a volte anche la sfiga, come Romeo e Giulietta, dove una lettera che non arriva in tempo fa sì che Romeo si vada a suicidare su quello che crede il cadavere di Giulietta. Quindi, come dire, di nuovo torniamo, secondo me, in questa ambivalenza che è un modo di scavare, non a caso tu adesso per Lettere da una sconosciuta parlavi della psicanalisi, e qui mi vengono in mente tutta una serie di temi psicanalitici come il rimosso, come il perturbante, cioè tutto quello che trova difficoltà a trovare spazio nella razionalità e che invece trova uno spazio, diciamo, si manifesta, no? Quasi come una sorta di epifania nell'esperienza estetica, che però qui forse Angela, poi dimmi tu quando, che forse una domanda ultima però me la tengo, che è sulle forme, perché queste sono esperienze, quelle che raccogli sono appunto, c'è il fumetto, c'è il melodramma, cioè ci sono tutta una serie di esperienze molto di forme molto diverse tra loro, dove però, e questo un po' è venuto anche già fuori nel nostro dialogo, ci sono storie che si ripetono. Perché in realtà credo forse quasi tutti i testi di cui parli, a parte pochi, in realtà sono riscritture di riscritture di riscritture o personaggi che ritornano in testi diversi. Non so se questa è stata una tua scelta o un po' insomma è venuto un po' fuori a caso. Beh, è venuto un po' fuori lavorando, però ci sono anche storie appunto che non si ripetono. Per esempio pensavo, quando hai parlato di figli, no? Pensavo al melodramma cinematografico, che è una cosa che mi ha appassionato molto mentre facevo il libro, anzi quando poi ho fatto il terzo capitolo stavo per tornare indietro a riprendere il primo per aggiungere qualcosa, però poi l'editore mi avrebbe ammazzato perché ero già abbastanza in ritardo e quindi però per esempio ecco pensavo a un film melodrammatico per eccellenza, cioè il melodramma cinematografico hollywoodiano, Douglas Sirk, questo regista di melodrammi che è stato poi scoperto soprattutto grazie poi a un personaggio completamente diverso come Fassbinder, cioè un regista radicale, così anche provocatorio, tipico degli anni 70, cioè per nulla, insomma, cioè molto lontano da Hollywood, che però amava questo melodramma di Sirk, lo intervistò, fece. Allora, Douglas Sirk, per esempio, appunto, secondo amore, così viene All That Heaven Hallows in inglese, quindi una traduzione completamente cambiata come spesso nelle distribuzioni italiane, e lì per esempio è una storia nuova, ecco, non è una ripresa, però anche lì questo, no, cioè per anche il melodramma cinematografico hollywoodiano che non ci parla di miti, non ci parla di cose estreme, esotiche, irreali, inverosimili come in genere fa il melodramma, cioè ci parla invece del nostro mondo e vuole essere realistico, vuole essere quotidiano, ecco. Però anche, ecco, appunto, proprio perché l'opposizione melodramma e realismo non è così netta, però per fare una storia di una coppia che sfida il mondo, sceglie appunto questa storia di una vedova che si innamora del proprio giardiniere, e quindi abbiamo il conflitto sociale,
qualcosa che Lorenz aveva già fatto notoriamente col guardiacaccia, insomma con l'amante di Lady Chatterley. Si innamora del proprio giardiniere e ha l'ostacolo maggiore di questo amore per un giardiniere che poi è imbevuto di filosofia trascendentalista, è una figura legata poi anche a un certo culto della natura selvaggia, insomma la cosa è abbastanza complessa, pur essendo un film di quelli che fanno piangere volutamente, weepies, cioè film fatti per far piangere. Ecco, però l'ostacolo di questa storia sono innanzitutto i figli, cioè una volta tanto che in un melodramma ci sono figli che sono ostacoli, perché non accettano questo secondo amore della madre e la combattono con una violenza un po' inaspettata, insomma, per cui poi, e alla fine anche lì un vero lieto fine non c'è una tragedia totale, però insomma anche lì siamo in una via di mezzo, insomma, per cui ecco, le forme possono essere tante, ecco, il melodramma cinematografico è diverso da quello musicale, da quello teatrale, il melodramma nel romanzo è diverso, se penso a Cime tempestose, che è il melodramma per eccellenza nel romanzo, il romanzo melodrammatico per eccellenza, e lì la storia è anche molto diversa, però anche lì i figli non sono mai parte di questo, cioè sono... Non c'è mai maternità e paternità come punto d'arrivo di un amore estremo. No, c'è sempre qualcosa che non quadra perché si arrivi all'erocizzazione. L'erocizzazione funziona sempre quando c'è qualcosa che, qualche ostacolo, qualcosa che qualche dissonanza, ecco. Non c'è mai armonia nell'erocizzazione dell'amore, credo. Però sì, se vogliamo sentire magari domande. Una piccola, parlavate appunto di forme diverse. E nel primo capitolo, La coppia contro il mondo, entra una storia reale, che è stata un po' la storia che tutti e tutte abbiamo seguito. L'eroina tragica per eccellenza dell'era mediale, che è Lady Diana. Come mai è finita Lady Diana, che è una storia reale, in mezzo a queste riscritture? Prima domanda. E poi volevo anche premiare, posso, il corredo fotografico di questo libro. Sono fotografie meravigliose. Vi invito anche poi, magari anche solo a sfogliarlo. Quindi da una parte queste eroine finzionali, Eva Kant, la compagna diabolica, eccetera. A un certo punto l'irruzione di un'eroina vera, l'eroina della solitudine per eccellenza, che è stata Lady Di. Come mai, Massimo? E seconda domanda, ce ne sono rimaste fuori di eroine o di eroi che magari per motivi editoriali le hai tenute lì nel cassetto per un'altra edizione, altre eroine dell'amore o eroi dell'amore? Grazie. Beh, all'inizio io pensavo nel libro di voler mettere anche più storie reali, proprio perché mi era stato detto, insomma, questo non è una collana di letteratura, e infatti gli altri libri, l'eroe della politica, gli eroi civili, l'eroe della guerra, sono stati fatti. L'eroe della guerra è stato fatto da uno storico militare, ecco, quindi, quindi insomma io ero... però poi a un certo punto ho pensato, ma il mio campo è quello, cioè alla fine mi trovo bene, sì, sono molto eclettico, cioè passo da musica, dall'opera al cinema, alla letteratura, però poi il resto sempre nell'immaginario, non nel reale. Però poi alla fine... Ho pensato che questa idea della coppia contro il mondo, ho pensato innanzitutto alla storia appunto di Edoardo e Wally Simpson, che quella è stata una coppia contro il mondo che è costato insomma un'abdicazione, è costato insomma uno sfidare la rigida... La rigidità, insomma, della tradizione della regalità britannica, insomma, della, in genere del mondo della cultura britannica, che, in cui le tradizioni sono così importanti, quindi, insomma,
quello è stato un primo, partendo da lì indubbiamente poi a un certo punto anche Diana, dove poi insomma anche lì però ci sono arrivato da un film, il film cioè c'è più di un film, però devo ancora vedere Spencer, andrò a vederlo più presto, però insomma il film Lady Di è un film poi anche su una coppia, poi in realtà l'ultimo amore di che quindi insomma c'entrava un po' lo schema coppia contro il mondo, però tu hai ragione per dire che comunque Lady Di è caso emblematico di figura sola, di figura solitaria, sì. No, adesso altre sicuramente ci saranno nel cassetto, ma in questo momento non mi vengono in mente, quindi le farò uscire al momento opportuno. Mi permetto forse di ricordare io la voce umana tra le donne abbandonate, che diciamo di cui abbiamo visto di recente un altro adattamento di Almodovar, The Human Voice, stupendo, cioè, parlando di... No, mi permetto solo di aggiungere che io veramente ho trovato interessante la scelta delle figure reali, anche perché è, come dire, è una realtà che però si media tramite la narrazione, no? Tu l'hai detto, Lady Di è la prima eroina mediatica, per cui poi tirare la riga tra ciò che è reale e ciò che è fittizio in una narrazione che è una narrazione mediata dai giornali, dalle televisioni e poi dalle rese finzionali, in realtà ci racconta di nuovo, no, di questi grandi nuclei tematici, di questi grandi archi narrativi che ci servono, cioè che, come dire, vengono dalle esperienze reali e che tornano a queste esperienze reali perché sono un modo in cui noi leggiamo il mondo, cioè questi temi, queste figure sono anche quelle attraverso cui poi noi leggiamo appunto, no, le storie, per così dire, della cronaca. Tu parlavi dei femminicidi, sicuramente questo è un testo che da questo punto di vista apre una serie di quadri rispetto appunto a come raccontiamo l'amore nei media e come possiamo scardinare delle narrazioni che favoriscono la violenza e invece guardare a narrazioni che condannano, no, quel tipo di azione. Diciamo, qui tu, come dire, affronti il tema direttamente in alcuni, appunto in alcuni casi, però secondo me in generale è un testo che apre una grande riflessione su che cosa vogliamo dire quando parliamo di amore e che secondo me in maniera tangenziale impatta anche su quello. Salve, e, diciamo che da quando ho iniziato ad ascoltarvi ho una domanda in mente. Gabriel García Márquez è un autore da cui, se io avessi dovuto fare, non ne sarei stato in grado, quello che ha fatto lei avrei attinto moltissimo, anche parlando di eroismo. Penso ad esempio alla persona, l'uomo che ama tutta la vita una donna fino ad arrivare all'estrema vecchiaia e coronerà il suo amore solo quando entrambi saranno vecchissimi, senza che questo amore per lui sia un'ossessione. Però io la vedo quasi una forma di eroismo questa nell'amore. Quindi ero curioso di sapere se aveva considerato Márquez o intenzionalmente non l'aveva considerato. La domanda era, per chi non avesse sentito, García Márquez appunto, sì. No, sono d'accordo, sicuramente è un caso molto pertinente, ma è chiaro che quando si fanno libri su temi così ampi non si vuole nemmeno lontanamente esaurire tutti i casi possibili, insomma si scelgono alcuni casi significativi, si fanno dei percorsi, insomma, García Márquez ci sarebbe stato benissimo, sicuramente con questa idea dell'ossessione che dura tutta una vita e grazie, sì, di averlo messo, insomma non posso che come sempre appunto io credo che quando scrivo questi libri l'idea è che poi chi li legge dice io ci avrei messo questo, sì, appunto io ci metterei questo, cioè nel senso ci aggiunga poi le proprie esperienze, perché essere esaustivi è impossibile, perché appunto soprattutto con un tema come questo.
E poi García Márquez indubbiamente porterebbe in un'altra strada, che è quella del realismo magico, che è una strada poi che qui non è entrata, proprio perché appunto in genere mi sono focalizzato soprattutto su tragedia, melodramma. Il realismo magico è un universo a sé stante, un po' creato proprio dallo stesso García Márquez, ecco. Volevo dire solo quest'ultima cosa: quando tu hai detto la galleria fotografica, io sono andato a riguardarmela perché non me le ricordavo, ovviamente, anche perché è una tale fatica riuscire a scegliere. E ho visto che c'è una serie TV, The Crown, appunto, perché dovendo parlare di Lady Di, non può, no, soprattutto dovendo parlare di Wallis Simpson, non potevo che parlare di The Crown. E quindi una serie TV c'è che in qualche maniera è anche lì fondamentalmente realistica e quotidiana, però trattando comunque di personaggi fuori della norma, insomma, cioè nel senso, cioè che vivono una vita, diciamo, diversa, insomma, che abitano un mondo, insomma, in qualche maniera altro dalla quotidianità nostra, come il mondo della corona, del crown. E lì infatti c'è poi spazio forse per un'eroicizzazione, proprio perché non è la serie TV classica della quotidianità mediana. Ecco, quindi guardando le immagini mi sono ricordato The Crown. Se non ci sono altri interventi, direi che possiamo senz'altro ringraziare il nostro ospite e la nostra ospite, Serena Guaracino e Massimo Fusillo. Ci sta. Il banchetto con i libri è lì per curiosi e curiose. Ancora grazie. Ricordo soltanto questo: domani Massimo Fusillo e Serena Guaracino saranno fra i relatori di un convegno organizzato dall'Università di Modena, ma nella sede di Modena, il Dipartimento Studi Linguistici e Culturali, dove celebreremo Pierpaolo Pasolini nel centenario della sua nascita, con un convegno dal titolo La scandalosa ricerca, rimediazioni, contaminazioni e transcodificazioni pasoliniane. Serve una prenotazione, ma basta mandare una mail a me, angelaalbanese@unimore.it, per chi volesse partecipare l'ingresso è libero. Grazie e arrivederci alla prossima.